Diciamo che il Parco del Vulture è cosa fatta. C'è la legge, è stata appena approvata proprio da poco, e ora, fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, si diceva. Fatto il Parco del Vulture, bisogna fare chi andrà a gestire questo giochino che è stato messo in essere dalle comunità locali e dalla Regione Basilicata. Consigliere Pace, qual è il tuo parere? È qualcosa in più di un gioco, è una volontà politica che si realizza, che si concretizza, è la precondizione per un'occasione di sviluppo. Io ho ascoltato con troppa attenzione Antonio Romano nelle sue relazioni sul Vulture e sull'economia del Vulture per non capire che può essere una grande occasione o una grande occasione mancata. Il sistema dei parchi in Basilicata lo abbiamo sotto gli occhi, lo abbiamo visto. Noi abbiamo due parchi nazionali, il Parco Nazionale del Pollino più antico, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lagone Grese, e poi abbiamo i due parchi regionali, modello di un parco che in qualche modo nasce, che è il Parco del Vulture, quindi Gallipoli Cognati e la Collina Materana, che in qualche modo ci consegna un'opportunità di osservare già che cosa sono i parchi regionali. Il parco può essere una grande opportunità o anche un vincolo per lo sviluppo, cioè se il parco blocca per può essere una grande opportunità. Cosa occorre? Lo faccio io con... per essere una grande opportunità occorre pensare che il parco non deve essere un luogo dove la natura è la protagonista assoluta e basta, perché altrimenti la lasciamo la natura stare, è inutile che interviene l'uomo. Esattamente, quindi che cosa accade? Anzi, molte volte quando interviene l'uomo rovina la natura. E l'idea è quella di operare, rispettando ovviamente la natura, ma operare per trasformare la natura stessa in una forza motrice di sviluppo che può essere turistico, può essere ecosostenibile, ecobiologico, può essere di vario genere. Ma... scusa Antonio, scusa se ti interrompo, ma chi deve operare a questo punto? Quali sono i soggetti che devono operare? Consigliere, al di là della legge che abbiamo letto, sappiamo chi deve operare, che c'è un consiglio, che c'è il parco, che ci sono, ma quali competenze ci sono per operare? Perché Antonio Romano poco fa stava tentando di dire appunto questo, stava cercando di dire chi deve operare. Antonio Romano dice cose molto interessanti e di solito io da lui apprendo. Sappiamo. Antonio pone un tema che è il tema vero del parco. Intanto una grande battaglia istituzionale vinta, dopo tanti anni di chiacchiere, cioè il parco si fa. Oggi c'è un protagonismo dei sindaci che devono recuperare subito quella valorizzazione, che non è solo preserviamo il territorio, è valorizziamo il territorio, diamogli un'opportunità nuova. Noi diciamo che questi sindaci della zona, Melfi, Rapolla, Barile, Rio Nero, Atella, San Fele, Ripa Candida, Ginestra, sono gli stessi sindaci che consentono che le nostre strade siano piene di buche, che davanti alla Fiat ci sia un posto, un paesaggio assolutamente squallido, ne ha parlato Antonio già tempo fa, che vi sono degli interventi che non si giustificano assolutamente, e diciamo che sono quei sindaci che poi devono gestire il parco. La comunità del parco è fatta anche dai sindaci, quei sindaci che hanno le strade con le buche sono sindaci che hanno bilanci sempre più ristretti e una politica di governance che dà poca attenzione agli enti locali, è una politica miope, quindi quei sindaci li voglio difendere in questa fase. Comunità del parco, la pensiamo diversamente sui sindaci, la comunità del parco è una comunità nel senso dell'idem sentire che deve coinvolgere la parte istituzionale che ha il dovere di rendere praticabile e una grande opportunità il parco, poi c'è l'associazionismo ambientalista, ma soprattutto ci sono i professionisti, i tecnici del settore. Noi dobbiamo imparare a valorizzare la professionalizzazione, cioè un tecnico del senso del marketing non lo può fare il sindaco, il direttore del parco non può essere un politico, deve essere un tecnico che sa valorizzare, catapultare e trasformare in opportunità una volontà istituzionale. L'istituzione fa la volontà, cioè la regione fa la norma. Poi non la deve applicare il politico quella norma, cioè il manager che deve gestire il parco, se io vado sul parco del Gran Sasso piuttosto che sulla Maiella, sui grandi parchi appenninici o anche in America, penso ai grandi parchi americani, che sono parchi grandi quanto mezza Italia, noi abbiamo l'area Yellowstone per esempio, noi abbiamo l'area protetta più grande dell'Europa occidentale, Parco del Cilento, Parco dell'Appennino Lucano, Parco del Pollino, ed è un'area che è un decimo di Yellowstone. Tutto questo ci
porto a dire che dobbiamo managerializzare la gestione dei parchi, altrimenti non diventa un'opportunità. Tempi, tu sei socioeconomista, i tempi quali potrebbero essere secondo te? Tempi precisi, come hai sempre detto tu, come diciamo spesso, i tempi precisi. L'importante, come ho sempre affermato, è investire non sulle persone ma sulle cose. Questo è un cambio di mentalità importante che naturalmente porterebbe a considerare il parco in una forma differente. Ora, è evidente che noi dobbiamo considerare il tempo come una variabile fondamentale, cioè aver fatto la legge è sicuramente un plus, è sicuramente una cosa molto importante. Il problema è l'applicazione poi delle conseguenze di una legge, cioè in sintesi si dovrebbe, per bruciare i tempi e ragionare in forma economica, per esempio stabilire nella stessa legge o nelle applicazioni successive, anche in commissioni successive, si dovrebbero stabilire quelli che sono i tempi. Per esempio, una delle cose, uno studio che noi abbiamo fatto, che è stato tra l'altro straordinario, era l'incremento del turismo dovuto alla funivia del Vulture, che improvvisamente negli anni 60 avanzati ha portato da un turismo inesistente a un turismo importante, e questo era assolutamente compatibile sia dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista ambientale. Da domani cosa farai? Mi interesserò ai grandi temi che nel Vulture sono sempre stato oggetto più di comizio che di attività politiche. Pensate al tema della falconeria, col quale già ci siamo impegnati, abbiamo fatto l'altro giorno di falconeria mettendo tutta l'associazione assieme, chiediamo Melfi capitano della falconeria nel parco, chiediamo Monticchio e la sua storia di straordinaria capacità naturalistica, ma penso agli scavi Sant'Ippolito collegati al tema dell'abbazia, all'impero romano che lì svolge un'attività di luogo di passo, di passaggio, e alla biodiversità di quella natura. Tutto questo lo puoi fare all'interno di un parco che sa guardare al futuro, che non diventi vincolo ma diventi grandi opportunità. Una parola di speranza per i giovani, una speranza non inventata, possibile, una speranza possibile, raggiungibile. La speranza per i giovani è sempre legata allo sviluppo socio-economico. Non esiste speranza per i giovani se non c'è sviluppo socio-economico. Il parco ha una caratteristica: potrebbe diventare un luogo di sviluppo socio-economico se a questa idea straordinaria, bellissima, fantastica, si applicano quelle che sono le regole del, come diceva prima l'avvocato Pace, si applicano le regole del marketing, cioè l'utilizzo del territorio non per in forma speculativa ma in forma economica. Cioè qui è necessario davvero darsi dei tempi, no? I tempi sono fondamentali. L'economia è tempo. Noi dobbiamo considerare questo come un must, come un qualcosa alla quale non possiamo essere slegati, il tempo. Ora, se il tempo è, diciamo, padrone delle nostre vite, perché così è, il nostro tempo è limitato, corto, la vita è corta, e quindi per questa ragione, se vogliamo nella vita dare a quelli che verranno il segnale vero, concreto della nostra presenza, è necessario attivare alcune funzioni di sviluppo, di marketing, di realizzazione concreta di fatti economici. Io lo proporrei il direttore del parco, non so se ci sono le condizioni per Antonio, ma non credo che ci sono le condizioni, perché ci vogliono figure istituzionali, mi pare, se ho letto bene, già consolidate. Perché? Bene, ma sarebbe una grande... Ma perché tu mi provochi? Antonio sarebbe un'eccellenza all'interno del parco. Dubbio. E io promuoverei... Una parola di speranza per i giovani e concludiamo questo incontro. Il parco è un momento di speranza, perché è quell'anelito di futuro che trasforma un territorio osservato in un territorio praticato anche nel bene socio-economico a cui faceva riferimento Antonio. Io propongo ad Antonio e a te invece una sfida vera, un primo momento di dibattito qui a Rio Nero, nel Vulture, sul parco, per non poter dire le istituzioni non hanno ascoltato una voce che non è arrivata. Noi dobbiamo provare a farlo. Grazie.